Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Fatto del Giorno. Sono le 21:45 del 13 gennaio 2012 e la nave da crociera Costa Concordia si scaglia contro gli scogli a 160 metri dall'isola del Giglio. È un disastro annunciato quello della nave che dopo una manovra azzardata, quella così detta in termini nautici, inchino, si avvicina eccessivamente alla costa fino ad incagliarsi. Il comandante della nave, Francesco Schettino, colui che dà l'ordine di effettuare questa manovra pericolosa, abbandonerà la nave ormai per metà affondata mezz'ora dopo la mezzanotte, lasciando le operazioni di soccorso in balia di un personale non così preparato alle manovre di evacuazione. Parte delle scialuppe bloccate perché la nave è per metà appunto piegata nel mare, e poi la ressa delle persone nel panico che tentano disperatamente di salvarsi. I naufraghi poi saranno soccorsi sull'isola, addirittura accolti nelle case degli abitanti. Ma vediamo le immagini di quel drammatico giorno. OSC in volo, OSC. Sì, comandante. Va bene, noi fra qualche istante affianchiamo. Ok, attento. Ok. Il bilancio della tragedia è drammatico, sono in totale 32 le vittime, la più giovane 6 anni, 150 feriti e 4.197 però le persone messe in salvo. Francesco Schettino finirà a processo, un processo iniziato nel 2013 con la prima udienza, la prima delle 71 udienze totali con 180 testimoni, e l'ultima udienza con la sentenza definitiva nel 2015. Le accuse sono di naufragio, abbandono di nave e omicidio colposo. Sarà condannato Schettino a 16 anni di reclusione. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno.